it's cool that basketball has the ability to be played both indoors and outdoors. And you think of, some people think of it being only an indoor sport, but I think it's at its purest form, and that's where people really find the love of the game, is at, when you're playing outdoors. You're younger and you may not have enough money or the resources to play basketball indoors or the right shoes, but anybody can go play basketball outdoors. So I think that's where I think it comes to its purest form, when you're playing basketball outdoors. Outdoor sports are, there's a lot of different outdoor sports you can play in Minnesota because of all the seasons. Lots of skiing and snowboarding, but at the same time you can play football and basketball outdoors. It's also, we have a lot of lakes, so we can do jet skiing and water skiing and stuff on the water as well. So really anything outdoors you can think of, we can do in Minnesota because of all the seasons. Sono un grande appassionato di montagna. Infatti la uso, la sfrutto molto ad ora finché gioco, come palestra estiva, aria aperta e tante escursioni, anche un po' spericolate. Il lavoro della società, quello di coinvolgere territorio e organizzazione del territorio e promuovere soprattutto il territorio tramite la pallacanestro, secondo me è, lo sta dimostrando e sarà un fattore vincente. In the August we have a lot of like 3-on-3 tournaments. So I played in some tournaments like just for fun outside, and it's fun to hang out like around basketball people, and yeah. I love outdoor sports. I've been like outside of my whole life, so I do like bike, I ride bike, I do football, like, yeah, almost everything outside. I feel like it's a great experience, like, I love it here, so it's just great. Abbiamo deciso di sponsorizzare Aquila Basket, di entrare proprio in partnership effettivamente con loro, perché il basket rappresenta per noi un ambito sì nuovo, ma che ha comunque dei legami con l'outdoor. Viene giocato molto spesso sui campetti in esterna e soprattutto pensando ad Aquila e quindi al Trentino in particolare, ci si ritrova poi ad affrontare un pubblico che comunque è aperto anche all'outdoor a 360 gradi. Quindi sono persone che vanno tendenzialmente in montagna, che sono interessate ad un ambito sportivo appunto all'aria aperta più allargato. È un pubblico che ha quindi un interesse più ampio rispetto a quello dello sport indoor, quindi di base raggiungiamo diciamo degli appassionati che non sono solo appassionati di pallacanestro, ma anche ad altre tipologie di sport e all'aria aperta in generale. Si arriva a persone con cui magari non dialogavamo in maniera così diretta e utilizziamo per assurdo, se vogliamo, uno sport che non è mai stato considerato dalla nostra azienda tra quelli possibili per veicolare il marchio, che però ci dà la possibilità di comunicare in maniera diversa, in maniera giovane, in maniera anche un po' più lifestyle e soprattutto riguardo al territorio del Trentino, ad essere anche profeti in patria, che non è mai scontato, e molti spesso ci associano magari solamente a tipologie di prodotto nei quali la sportiva è sì forte, leader di mercato, ma diciamo oggi non è più solo quello. L'outdoor ha diciamo degli spunti molto, molto interessanti, come anche la pallacanestro. Possono dialogare perché effettivamente sono due ambiti che nell'outdoor trovano un'espressione massima. Il vero basket si gioca all'aperto e per assurdo per arrivare in certe situazioni a giocare all'aperto su certi campetti si ha anche bisogno di arrivarci con una giacca termica piuttosto che con una maglietta termica sotto la propria divisa. Diciamo, può essere vista come una forzatura se non la si legge in questi termini, ma leggendola in questi termini effettivamente ha senso.